Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Siamo pronti sì o no per il prossimo update? Stanno lanciando spoiler di qua e di là. Quest'oggi abbiamo anche un trailer, un teaser da guardare assieme, anche se oramai ragazzi lo hanno spiattellato dappertutto, tramite il quale riusciremo a beccare tanti, e dico tanti, indizi. Vi ricordo subito il mio codice creatore Martex da utilizzare nel negozio oggetti. Grazie a tutti coloro che lo faranno e refresheranno ogni 14 giorni. Senza perdere tempo, clicchiamo sulla sezione del pass battaglia, punto interrogativo e quindi ricompense di Neymar. Raga, quanto manca? Leggetelo lì, 4 giorni. Specifico che non sono mai stato a favore per ciò che riguarda queste collaborazioni, ragazzi, è la skin segreta del pass battaglia, perché vorrei che quest'ultima fosse collegata alla nostra amatissima storyline. Voi che cosa ne pensate? Ma vuoi o non vuoi, una skin del genere sarà attesa da tantissime persone, fidatevi raga. Per chi non lo sapesse, cliccando su ogni singolo punto interrogativo qua sotto si può scoprire anche l'oggetto in questione, poi guardando in alto a destra, proprio sotto la voce dei V-Bucks. Il primo, ragazzi, è un giocattolo epico. Il secondo, una schermata di caricamento non comune. Qui abbiamo il costume, abbiamo la skin di Neymar. Andiamo a vedere il trailer tra pochissimo. Andiamo avanti. Dorso decorativo e quindi backpack. Attenzione, strumento di raccolta, un piccone raro. E poi concludiamo con uno stile aggiuntivo della skin. Vi ricordo che della skin abbiamo avuto qualche spoiler tramite i teaser di inizio stagione, quindi ragazzi si parla di un mese fa, anche di più. Ricorderete sicuramente le immagini che scorrono proprio qui al centro. Ognuna di queste era un puro riferimento alla skin di Neymar, che sarebbe stata poi introdotta con questo nuovo pass battaglia. Abbiamo ricevuto poi altri teaser, proprio come questo qui, ed oggi ne abbiamo uno molto, e dico molto, simile, perché si conclude alla stessa maniera. Ragazzi, andiamo a guardarlo e ditemi quante skin riuscite a contare, anzi, quanti stili riuscite a vedere tramite questo teaser. Lo vediamo subito, ce lo godiamo e lo commentiamo dopo. Andiamo. Attenti, eh. Ok. Credo che sia pressoché impossibile non notare tanti stili della skin, ragazzi. Abbiamo una sorta di trasformazione di quest'ultima, fatemelo dire. Il primo stile che riesco a vedere è proprio questo qui, ragazzi. Abbiamo il giocatore in questa posa. Ok, andiamo avanti. Scorriamo lentamente queste immagini. Ecco qui che arriva il secondo stile, ragazzi. Eccolo. Rimane davvero per pochissimo. Io credo che questo sia uno stile... Questo è un volto. Cioè, seguite la freccia. Questo qui dovrebbe essere proprio un volto. Spero di sì. E aspettate un pochettino. Aspettate. Ecco. Ok. La stessa skin, lo stesso stile, si collega anche alla seconda immagine. Guardate, perché viene riportato un braccio. Vediamo se lo renderizza meglio. Ok, sì. Va bene. Qui abbiamo una mano. Sono proprio degli artigli. Io non capisco, dovrebbe essere un puma. Correggetemi, raga, perché non lo so. Procede, ok. Va bene, andiamo. Oh, una versione, tra virgolette, normale di Neymar, però qui porta una divisa diversa dalla prima. E sempre sulla destra, ok. Ma qui ancora... Ma è un altro stile, raga. O è il primo che abbiamo visto? Ma che skin è? Ma è un mostro! Guardate le scarpe, sembra una pianta ambulante. Sinceramente non so che cosa stia vedendo. Poi abbiamo la conclusione qui con una pantera. Dovrebbe essere una pantera, ragazzi, non lo so. Andando ancora più lentamente, all'inizio riusciamo a vedere i pantaloncini di Neymar. E quindi questo è un primo stile, ragazzi. Io credo che la skin abbia 4 stili selezionabili. Il primo stile con i colori del Brasile. Sì. Ok, il secondo stile, che è proprio questo qui, riporta sempre gli stessi colori del Brasile. Ritornando al primo stile, ragazzi, abbiamo una seconda versione di Neymar normale, ma in questo caso con una divisa di color nero. E lì sulla sinistra, in basso a sinistra, si riesce a vedere benissimo. Secondo stile, invece,
Non lo so, ragazzi, è tipo arcobaleno. Quanti colori riuscite a vedere qui? Poi, ovviamente, ragazzi, qua sotto tra i commenti fatemi sapere che cosa ne pensate voi. E lo riguardiamo in full size, senza interrompere nulla. Andiamo. Non è male, eh? È parecchio elaborata come skin nozza, mi sta piacendo. Non abbiamo praticamente visto nulla, però ragazzi non sembrerebbe affatto male. Come già detto, credo che presenterà almeno 3-4 stili. Ditemi la vostra, ragazzi, ci tengo tantissimo. E soprattutto mollate un bel like cozzo per questo video mattutino. Manca davvero pochissimo e a breve scopriremo la verità. Vi aspetto perché ovviamente faremo una mega live bozza in attesa di questo update. Ci saranno tante sfide da completare assieme, proprio come abbiamo fatto le scorse volte con Deadpool, Aquaman, Wolverine, eccetera eccetera. Detto questo, noi adesso andiamo a cliccare sul negozio oggetti. So già che cosa hanno droppato perché ieri sera eravamo in live. Ragazzi miei, questo è lo shop di oggi. Abbiamo una nuova skin, ma io direi che la sorpresa non è proprio questa, ma sta sotto. Raga, sta giù. Ma comunque prima vi faccio vedere, aspetta e spera. Mi ha appena scaduto il supporto un creatore. Vedete ragazzi, capitano queste cose. Creatore supportato nessuno. Se volete potete riaggiornarlo ed inserire il mio. Ragazzi, Martex tutto maiuscolo, minuscolo è sempre uguale. Clicchiamo su accetta e lo refresciamo tra 14 giorni. Aspen è una skin da 800 V-Bucks. È la prima volta che esce nello shop giornaliero. Bella, carina. Il Polipo ieri mi ha consigliato anche un bel backpack da associarle. Ve lo faccio vedere subito. Allora, sessione backpack. Qui, autunno. Selezioniamo e usciamo. Negozio oggetti. Guardate qua. Carino, no? Ok che il Chaos Engine è quel che è, però, ci sta. Allora, Kira, Axo, Corallina, sotto abbiamo il Pomodorone, Axeroni. Ragazzi, presso fuso, vabbè. Ormai esce ogni tanto, scusate il backpack, scusatelo, perdonatelo. Ma percussore radioso, che non usciva da 800, quasi 900 giorni nello shop giornaliero, mamma mia. Ma qui si parla di skin che abbiamo visto l'ultima volta nel 2018. Ma dove, raga? Mamma mia. 1200 V-Bucks di skin, abbiamo Ciambella Caramella, assolutamente da buttare, scherzo. Il violino più piccolo del mondo. Miege Lisa. Ok, sì, ci sta il vocal. Sotto abbiamo ancora Miege Lisa. Purtroppo niente Travis, niente Marshmello quest'oggi. Un sacco di serie di icone a livello di mod sono rimaste. Qui Horizon Zero Dawn rimasto e niente altro, ragazzi. Lo shop si va a concludere qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, voglio i vostri feedback per la skin di Neymar. Ripeto, mancano solamente 4 giorni. Ragazzi, cerchiamo di esserci tutti quanti. Sarà una live epica. Noi ci becchiamo in live oppure in un prossimo video. Se ancora non siete iscritti, iscriveggiatevi adesso per non perdere nessuna notifica riguardante video mattutini e live. Un saluto da Martex e come al solito un bel... Ciao, brothers!